Confessioni e dinamiche nella casa del Grande Fratello. Con l'avanzare della settimana, è evidente che i concorrenti del Grande Fratello stanno cominciando a mostrarne il loro vero carattere. I momenti di gioco e divertimento lasciano spazio a interazioni più profonde, accompagnate da discussioni e rivelazioni che suscitano l'interesse del pubblico. In particolare, alcuni episodi recenti hanno catturato l'attenzione degli spettatori, coinvolgendo due GFini noti. Le rivelazioni di Tommaso Franchi. Nel corso della notte seguente all'ultima puntata, Tommaso Franchi ha avuto una conversazione con Lorenzo Spolverato, nel quale ha ricevuto delle critiche riguardo alla sua apparente mancanza di autenticità e alla sua immaturità. Sussurrando per mantenere la privacy della conversazione, Tommaso ha svelato aspetti sorprendenti della sua vita al di fuori del programma, affermando: "Non sono sempre così fuori. Qui dentro è un contesto diverso e ci metto tempo ad ambientarmi. Esternamente, mi esprimo in modo differente e uso spesso linguaggio colorito. Bestemmio moltissimo, è clamoroso." Anche Ilaria Galassi ha condiviso alcune informazioni intriganti durante un'interazione con le sue compagne di avventura, Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo. Mentre si trovava nel letto, ha menzionato un consiglio ricevuto dal suo agente, che le avrebbe suggerito di avvicinarsi a Jessica Morlacchi, una delle concorrenti più in vista di questa edizione. Dopo queste parole, Pamela ha commentato di voler liberarsi di alcuni pesi una volta uscita dalla casa. Le personalità coinvolte in queste rivelazioni: Tommaso Franchi, Lorenzo Spolverato, Ilaria Galassi, Eleonora Cecere, Pamela Petrarolo, Jessica Morlacchi.